Insomma, questo è un tema, no? Perché non si può circolare nel resto d'Italia quando oggettivamente il problema in alcune regioni quasi non c'è. Sì, diciamo però che bisogna partire da un presupposto, e lo ricordava il professor Rezza, che aver fatto delle misure nazionali ha impedito la diffusione su larga scala in tutto il paese del virus e soprattutto in situazioni in cui era molto più difficile controllarlo. Sappiamo pure che questo virus ha una moltiplicazione, se è stata vista la matematica del contagio, che bastano uno o due casi che, come dire, si muovono in alcune aree per far ripartire la catena. Io credo che quindi anche un po' di prudenza anche nelle altre regioni meno attrezzate dal punto di vista sanitario sia Senti, ti posso importante. fare una domanda, Luciano? Perché tu sei un meridionale trapiantato al nord che ama molto il nord. Io l'ho sentito in questo periodo in cui tu mi raccontavi le sofferenze di Milano, della Lombardia. Oggi ho aspirato il tuo giornale, è un pezzo molto interessante, insomma, metti in prima pagina pane bianco, che parla dei nemici veri o presunti. Devo dirti che su questo tema nord-sud l'ho vissuto anche un po' sulla mia pelle. Dissi un giorno un aggettivo infelice in onda, sono stata letteralmente linciata. Ho come la sensazione che questo tema nord-sud, che era un po' sopito, si è riemerso con una forza e anche una virulenza un po' preoccupante. Che ne pensi? Io penso che sia ragionevole che le regioni che hanno una situazione dei contagi inferiori cerchino di proteggersi dalla trasmissione del virus e di limitare gli spostamenti. Dopodiché mi sembra che sia, e l'abbiamo scritto più volte, ci sia una sorta di revanchismo nei confronti del Nord, come quando si vogliono, come dire, fare degli scherzi e dare un po' di colpi in testa ai primi della classe a scuola. Insomma, questo è qualcosa di molto preoccupante, prima di tutto perché questo paese non riparte se non riparte quelle, non ripartono le regioni del nord, è inutile nasconderselo, insomma, c'è una situazione produttiva molto, molto diversa tra la Lombardia ed altre regioni meridionali. Questo non è razzismo, ma è una semplice constatazione dei fatti, e soprattutto se non riparte la città più internazionale, più attrattiva che c'è in Italia e forse in Europa, come Milano. Quindi Non c'è siamo dubbio. molto attenti ad alimentare cose di E c'è anche un questo tema economico. genere. Se non riparte il Nord Italia, la nostra economia ne... Dopodiché...